Salve ragazzi, bentornati sul canale di gameplay di Zio Ivan per giocare dopo tanto tempo con il Flipper. C'è stato un periodo che portavo episodi abbastanza spesso, poi è passato in cavalleria, guarda che flusso canalizzatore fantastico. Siccome l'ultima volta comprai qualche tavolo in più, avevo promesso che lo avrei portato, finalmente ho un attimo di tempo per dedicarmi anche a questo e quindi ci facciamo una partitella col Flipper. Stiamo insieme un pochino e vediamo com'è. Quindi, the destination time, 1955. Tema Ritorno al futuro. Fantastico ragazzi, non ci ho mai giocato, o meglio lo avevo provato, ma è stata una cosa molto rapida molto tempo fa, quindi ok. Come si lancia la pallina? Come? Va bene, è arrivata la DeLorean. Vediamo come va, anzi speriamo che non vada troppo male. Questa è la classica partita di riscaldamento. Dobbiamo colpire quel tipo? I suoni sono fantastici ragazzi, è proprio del film. Vai. Ah, è Biff, non l'avevo riconosciuto. Grande Scott. Che in italiano sarebbe Grande Giove. Dai, schitarrata. Non andare fuori. Oh mio Dio, due palline, vai. Ecco, una già persa, peccato. Vai, recuperata. Vediamo se riusciamo a colpire Biff. Non mi dire niente. Nessuno dovrebbe sapere nulla del proprio futuro. Preso. Mannaggia. E non è mica facile. Amo i suoni della DeLorean, o meglio della macchina del tempo, perché la DeLorean non è che fa questi suoni. Lo prendo. Ah, per un pelo. No, porca miseria, persa. No, salvata, grande. Guarda se riesco a beccare ancora Biff. No, no. Ok. No. Che c'è? E là? C'è nessuno in casa? Mi chiedo se sia la voce originale di Christopher Lloyd, l'attore che fa Doc Brown. Se non è quella originale, è molto simile. Yeah, per un pelo. 1,21 gigawatt. Grande Giove. Doc, che diavolo è un gigawatt? Che poi era gigawatt, non gigawatt. Gigawatt è un errore. Gigawatt. Preso. Non andare fuori. Questa musica anni 50 è fantastica. Non so voi ragazzi, ma io sono sempre stato un grandissimo appassionato di Ritorno al Futuro. È stato il primo film che vidi da bambino, pensate. Quando è piccolo, immagino, guarda i cartoni animati, queste cose qui. Anche perché all'epoca c'erano pochi film che potevano interessare anche ai ragazzini. Mi capitò questo, dissi, voglio fare come i grandi, voglio vedere un film. E mi capitò il primo Ritorno al Futuro. Anche perché all'epoca che lo feci era l'unico Ritorno al Futuro che era uscito, i seguiti dovevano ancora uscire. Lo vidi e mi piacque tantissimo. Oh. Dai, multiball, speriamo di non perderle subito. Ho inventato qualcosa che funziona e ho perso una palla. Mio Dio, mi si incrociano gli occhi. Vai. Oh.
Quante cavolo sono? Erano. Mi piace questo tavolo, ragazzi, è incasinatissimo, ma mi piace. Quando imparerò a giocarlo come si deve. Ok, vediamo dove riusciamo a mandarla. Proviamo lì. Niente. Ai. Abbiamo tirato la DeLorean. Se riuscissi a prendere quelle tre mascherine in alto. Eccole, ancora una. No! Ah. Vai, salvata. E che cavolo, abbiamo fatto il capello a Biff. No, no! Siamo sul pesante, ragazzi. È finita? Credo di sì. No, si è rimessa in moto. Vai, ancora una. Tempo circuiti attivati. Via. Oh, che succede? Non lo so. Vabbè, ma porca miseria. Dai che abbiamo il salvapallini attivo. Dove l'ho mandata? Oh no! Ma se Biff si fermasse un attimo. No! Great Scott! Grande Giove! Stavolta è finita per davvero. Ho fatto 29 milioni e qualcosa? Ma volevo inserire il nome! Ok, gracias. Ivan. No, Ivsn, magari no. Ivan. Ok, dai, facciamocene un'altra. Eh sì, 29.336.428. Sono solo 80.711. Beh, giustamente, è anche la prima volta che ci gioco. Dai, ce ne facciamo un'altra e vediamo cosa riusciamo a creare. Intanto la DeLorean è partita. Ecco Doc in alto. In alto a destra. Inserisci il tempo di destinazione. Fantastico. 1955. No, 2015. 2015. If you're gonna shoot the ball, why not do it with some skill? Vai. Oh, stavolta ci sono anche i cowboy. Quindi le missioni cambiano. Ma porca vacca, cambiano in base alla partita. E se colpisco Marty, che succede? Beh, intanto questi li stiamo colpendo ed è bene. Bada, preso Marty. Fatto. No, la risposta è no, Griff. No? Sì, sei solo, che stupido, ho detto no. Attenzione. The answer is not, Griff. La risposta è no, Griff. È uno spettacolo risentire queste battute. Oh. Opla. Niente. Non andare. Ok. Opla. Vai. Non so cosa ho fatto, ma è sicuramente cosa buona. Mentre questi li odio. Nessuno può chiamarmi Fifone. This is what makes time travel possible. The flux capacitor. What the hell is a gigawatt? Marty, I can invent the time machine for financial gain. Mi chiedo se riuscirò a superare il record che ho fatto prima.
Fatto sta che è divertente, ragazzi. Ci giocherò ancora. Vai! Out of time multiball. Stupendo che le palline lasciano le tracce di fuoco. Dove sono le palline? Eccole! Mio Dio! Mi si incrociano gli occhi quando succede. Questo rende possibile il viaggio nel tempo, il flusso canalizzatore. Che fine ha fatto l'altra pallina? Ah, eccola lì sopra che sta facendo casino. Dai. Oh, la targa. Ah, porca miseria. La volevo colpire. Ok, che succede ora? 50.000 punti, 300.000 punti. Vai, di nuovo. Oh mio Dio. Eh no, vai, salva palline attivo. Ancora? Oh, il volo pattino. Oh mio Dio, 4 palline in gioco. Non ce la farò mai. E se colpisco la pallina sul volo pattino? Non lo so, ragazzi, è un casino. Ah! Vai. Ok, qualcosa ho fatto. Non so cosa, ma qualcosa ho fatto. Perché si è oscurato tutto? È tutto buio. Che la debba mandare lì dove sono le strade illuminate? Beh, male non è stato. Qui a destra? Se ci riuscissi. This is what makes time travel possible. The flux capacitor. Oh, mom, it's a joke. An office joke, kind of a joke fax. Wow. Vai, si è riacceso tutto? No, non ancora. Mi ha dato un'altra pallina? Vada, 8.665.000 punti! Grande... Oh, mi è arrivata in faccia la macchina del tempo. Di nuovo nel 2015? Ah, devo impostare la data di destinazione. Come... qual è? Fico! Possiamo scegliere la data di destinazione, non ci avevo fatto caso. E infatti è cambiato un po' il tavolo. Prima c'era il volo pattino, adesso c'è lo skateboard. No vabbè, questo tavolo da flipper è fantastico, ragazzi. È una DeLorean, giusto? Non andare fuori. Bam. Sto colpendo le campane della torre dell'orologio. Ah. Riuscirò a fare qualcosa? Sì. Questa geggio è elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di elettricità che mi servono. Ricordo tutte le battute di quel film, di quella serie, di quella saga. Trilogia. Che meraviglia. Mamma mia. Piano. Ho detto piano. Ecco la DeLorean. Che cosa ti dicevo? 88 miglia all'ora! Calma Marty, non ho disintegrato niente! Ecco la targa! Oh mio Dio! Mannaggia! Ma perché non riesco a tenerle? Vai, colpita! Ecco la DeLorean!
Mamma mia. Sto andando al manicomio, ragazzi. Più riesco a tenere in gioco le palline e più punti faccio, chiaramente. Ma perché devono scendere sempre insieme? Dai. Oh. Attento, Marty. Ti arriva una palla in fronte. Ok, ho toccato la targa. Dai. Di nuovo? Sì, grande. Ma che ci stanno 15 palline in gioco? Madonna, che casino. Perché non ci ho giocato prima a questo tavolo? Guarda che casino. Vai, su. Ragazzi, non sto neanche guardando il tavolo da gioco, sto guardando solo la base. Quando arrivano le palline, le rimando su. Poi dove vanno, vanno. È con queste modalità che si fanno più punti di solito. Ah, ne ho perse due insieme. Però c'è il salvapalline attivo, giusto? No, mi sa che non era attivo. Data di destinazione 1885. Andiamo nel West. E infatti la DeLorean è quella del terzo film, tutta impolverata. Splendido. Colpiamo gli indiani. Scusate indiani, nulla contro di voi. Oh man. Siamo nel West adesso, ragazzi. E infatti non c'è più Biff, ma c'è Buford, cane pazzo Tannen. Cane pazzo. Odio quel nome. Eh no, dai. Oh. Colpiamo Buford. Appena possibile. Senza perdere palline, appunto. Ok. Ah. Quanti punti avrò fatto? Ok, si stanno accumulando tutti quanti. Soltanto 7 milioni. 95 milioni. Porca vacca, ragazzi, ho fatto, per essere la seconda volta che ci gioco, un punteggione. Tu sei cane pazzo Tannen? You mad dog Tannen. Vai. Stiamo liquidando gli indiani, poveracci, non c'entrano nulla. Ok, in questo momento il gameplay è abbastanza tranquillo rispetto al bordello di prima. E intanto stiamo massacrando Tannen. Buford. Che succede lì sopra? Non andare fuori. Ok. Dun. Oh! Ah, quelli sono i bersagli nel parco giochi del tiro al bersaglio. No! Ok, vai, salva palline, di nuovo. Giovanotto, ma dov'è che hai imparato a giocare così? A Disneyland, a sparare così. Vai, becca Buford. Sul volo pattino. Se colpisco tutti gli indiani, che succede? Dovrebbero essere quasi finiti. Don't worry about it. Monday morning, 8 a.m. We're gonna be gone, right? Sì, ma se il treno fosse in ritardo? Lunedì mattina alle 8 saremo andati. Non preoccuparti, Doc. Le ultime parole famose. Sto facendo più citazioni a Ritorno al Futuro grazie a questo tavolo. We just bought us some time. Theoretically, yes, but what if the train's late? No, no, ok. Ah. Vai. Manca soltanto un indiano, credo. Li ho sterminati, poveracci. Mamma mia. Un milione e 130.000.
No, c'è ancora un indiano da colpire. No, non è vero, ce ne sono ancora tanti. Extra ball, vai! Tom! No! Porca macca maledetta! Ah, che modo stupido da perdere una palla! 116 milioni! E abbiamo ancora una pallina! Vai! Ops! Non hanno fatto in tempo a uscire, che li ho già colpiti! Preso! Ma dai, oh, ok. Se c'è una cosa che ho sempre odiato nei flipper sono quelle fughe ai lati. Non sono corrette, la palla va sempre a finire là. Secondo me c'è una curvatura nel tavolo che favorisce la pallina ad andare lì. Oh mamma. Dai, preso un altro indiano. Altro indiano. Ah, non è vero, l'avevo toccato. No, oh, oh. Santo salvapalline. Preso. E ora? Dobbiamo andare. Ah, dobbiamo provare a colpire la DeLorean lì a destra. E ho quasi rischiato la pelle per provarci. Presa. E ora? Che succede? Forse dobbiamo pallina, grazie. No, vabbè, dai, ma ci va in automatico però, su, mica è giusto. Sempre lì va. Ma che cavolo è? Mannaggia. Quindi, in totale ho fatto... No, ragazzi, non ci credo, un altro tiro. Penso che stavolta sia l'ultimo. Scusate amici, ma il mio amico e io dobbiamo prendere il treno. Un'altra pallina? Grande. Speriamo di non perderla. Stupidamente. Vai, salva palline attivo, ce la ridà. This is what makes time travel possible. Oh mamma. Vai, è partita la DeLorean. Dove andiamo? Che succede? Ok, un'altra pallina. Hoverboard multiball. Vai, multiball volopattino. Dai, cerchiamo di farle durare stavolta. Cioè, anche prima ci sono riuscito, ma... Canestro! Di nuovo! Madonna santa! Mi sa che so pure più di prima, non riesco a contarle, ma so tante. So 5, quante so, ragazzi? Non lo so, ma è una cosa spettacolare. Wow, tutte insieme cadono. Questo mi farà guadagnare una marea di punti. No, quella mica l'ho vista. Vabbè, pazienza. Peccato. Sopra. Opla. 5.000 punti, 1.000 punti. Opla. Si è aperta la valigia col plutonio e abbiamo fatto 4 milioni. Un altro milione. Ammazza ragazzi, sta andando alla grande questa partita. Vediamo se riesco a mandare la pallina dentro uno di questi canali. Non quello in basso, spero. Non ancora. Aspetta. Vai, ce l'ho fatta. Data di destinazione. Come faccio a scegliere la destinazione, ragazzi? Ah, eccola, con i flipper. 1955, vai, 1955A.
No, this can't be happening. I'm afraid it is happening, Marty, all of it. Siamo nel 1985 alternativo, quello sbagliato. E infatti c'è quello che voleva cacciarci da casa, quello che adesso abita a casa nostra. Dico a quella gente immobiliare che noi non vendiamo, non ci faremo spaventare. Continua a correre, porco. Non riesco a prenderlo. Ho solo sbagliato casa. Vai. Altri 200.000. Ci sono un sacco di posti in cui mandare la pallina. Vediamo se riesco a prenderli prima o poi. Vai, colpito. Doc non gli ha mai detto alla fine che cos'è un gigawatt. Look, I made a mistake. Oh, it's Hill Valley, although I can't imagine hell being much worse. No, è il Valley, anche se non penso che l'inferno sarebbe peggiore. Tutte le citazioni dei film, vai, 100.000 punti. Oh no, ok. Dove? Eccola. L'intera faccenda è colpa mia. Se non avessi preso quel libretto, non sarebbe successo. Vai. E vai, su. Questa partita sta durando un sacco. Non è male, ragazzi, calcolando che è la mia seconda partita a questo tavolo. Spero che vi stia piacendo. A me, sinceramente, i flipper fanno impazzire. Sarà che so vecchio. Però mi rilassano proprio. Ci passavo le serate con la mia ex. Piacevano anche a lei, ovviamente, eh. Sì, non è che facevamo solo quello. Già so quello che state pensando. Non giocavamo soltanto a flipper, va bene? Ok, pallina salvata, grande. Oh, guarda queste luci. Se avessi attivato l'HDR sarebbe stato qualcosa di spettacolare. Mi avrebbe fritto gli occhi, ma sarebbe valsa la pena. Dai, vai. Un'altra pallina. Lo sto amando questo tavolo. Che poi oltre a questo abbiamo anche il tavolo dello squalo e il tavolo di E.T. l'extraterrestre. Poi fatemi sapere nei commenti se volete vedere anche quelli. Poi se vi piacciono questi gameplay, in caso in futuro posso anche comprare altri tavoli e portarli qui sul canale. Basta che mi fate sapere e zio Ivan ci prova. Tanto a me piacciono. Qualche spiccioletto ce lo investo volentieri. Opla, vai! Questo gameplay sarà infinito, ragazzi. Se continuo a giocare così, a guadagnare palline. Io pensavo che sarebbe stato un gameplay rapido di 10-15 minuti. E invece è durato molto più di quanto pensassi. E ancora continuiamo a salvare palline. Wow! Poi comunque ci sono una marea di giochi di flipper. Anche tempo fa ho portato il 3D pinball cadetto spaziale per Windows 95. Ho portato il flipper per il NES. Ma ci sono molti altri giochi di flipper per le altre console. Dai! Dov'è mio padre? Dov'è George McFly? Grande multiball! È il momento di fare casino, anche se ho già perso praticamente tutte le palle. Dai che c'è il salvapalline attivo. Cerchiamo di fare più punti possibili.
out of time jackpot. Vai, un'altra pallina. Un'altra pallina extra. Se stavo giocando in sala giochi, probabilmente quelli in fila mi avrebbero menato. Ah. Beh. Anzi. Opla. No! Grande Giove. Credo che sia finita. Ancora una. Ci farò nottata con questo flipper. Il flusso canalizzatore. Dobbiamo tornare indietro. Non ci crederei, dobbiamo tornare indietro nel 1955. E infatti non ci credo. Peccato che non c'è la colonna sonora originale del film, eh? Non mi sarebbe dispiaciuto, anche se questo risolve molti problemi di copyright. Dai! Che botta! Sul volo pattino e andiamo. No, non ce l'ho fatta! Data di destinazione, andiamo. Posso scegliere solo nel 1955, vai! Ok, siamo nel 2015 stavolta. No, nel 1955 con il vecchio Biff e il giovane Biff. Tutta colpa sua. Qui ancora non ci eravamo stati. No. Io ora questo lo butterò nell'immondizia. Vai, di nuovo. Però stavolta sono soltanto due, eh. Opla. Ok. E ok, colpito Biff giovane e Biff vecchio. Ah, pallina. No, salvata, grande. Pronto? C'è nessuno in casa? Usa la testa, McFly, pensa. Chi me li fa i compiti se non ha il tempo di batterli a macchina? Che mi farebbero se presentassi il mio compito con la tua calligrafia? Mi si farebbero. E tu non vuoi che questo succeda, vero? Vero, McFly? Sto entrando nello spirito di Ritorno al Futuro. Finito di giocare qui, vado a vedermelo. Siamo sul pesante, ragazzi. Ragazzi, questa partita non finisce più. Sta a vedere che mi toccherà dividerla in due gameplay. No, vabbè, questa viene come viene. Si gioca per divertirsi, ragazzi. Poi, ovviamente, devono piacervi i flipper per apprezzare questi video. So che è un argomento un po' di nicchia. Infatti non mi aspetto di vedere troppe visualizzazioni in realtà, però è anche un modo per tenerci in compagnia. Vai. Intanto Marty che strimpella la chitarra. Oh. Se riesco a mandare... Ah! Ok. Finita? Ragazzi, non finisco più. Probabilmente sto giocando la partita della mia vita. Il fulmine. Attenzione, siamo alla fine del 2 qui. Quando Doc viene colpito dal fulmine con la DeLorean e viene spedito nel West. Infatti c'è la DeLorean che vola in mezzo ai fulmini. Vai. Ecco appunto, stai attento, non vorrei farti colpire dal fulmine. Great Scott, what the hell is a jingle
Quanto mi prese a male quando Doc alla fine del 2 venne colpito dal fulmine. Mi prese veramente a male. Poi comunque ci fu il 3, anche se dovetti aspettare quasi un anno per vederlo. Ho sboccato un achievement. Limite a livello al limite. Sto facendo qualcosa di grosso. It's been buried here for 70 years, 2 months and 13 days. Astounding. Vai, altro multiball, multipallina. Un altro milione, ragazzi. Stai a vedere veramente che senza volerlo sto facendo la partita della vita. Di nuovo. Madonna quante. Dai, cerchiamo di tenerle in gioco. Madonna mia. Vedo tutte palline che volano, non ci capisco un tubo. Ah. No, vabbè. Ragazzi, dopo un po' vi si incrociano gli occhi. È inutile. Sempre lì sopra riesco a mandarla. Ah. Multiball terminato. Non al centro. Vai! Ok. Ok, siamo di nuovo nel 55. Nel passato. Preso. Non mi dire niente. Ora invece ti spoilerò tutto il tuo futuro, Doc. Oh, salva palline attivato, ragazzi. Non credo veramente di aver fatto mai una partita così lunga a flipper in vita mia. Just take care of your pop. All right, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. We just bought us some time. Oh! Whoa, Biff. Preso, Biff. What's that? I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985. Io vengo dal futuro. Sono venuto qui nel 1955 con una macchina del tempo inventata da te. Significa che questo dannato aggeggio non funziona. Che spettacolo, ragazzi. I film di una volta. Macchina del tempo. Io non ho inventato nessuna macchina del tempo. Ho inventato qualcosa che funziona. Ba-bam. Oh, whoa, Biff. What's that? All right, guys, listen, this is a blues riff and B. Watch me for the changes and try to keep up, okay? We just bought us some time! Occhio agli accordi e statemi dietro, ok? Damn, where is that kid? Accidenti, dove è quel ragazzo? Il temporale. I'll get back to you, all right? Oh, Marty, attento che te prendo. T'ho detto. Vada. Damn, damn.
Ragazzi, io sto continuando a giocare, ancora non finisce. Cioè, ancora non perdo in pratica. Vai, 100.000, 200.000. No! Ok. Penso che adesso sia finita per davvero, ragazzi, eh. No. Continuiamo. Bene. Altro multiball. C'è Doc in alto sulla torre dell'orologio, che è rimasto agganciato. Come faccio per salvarlo? In mezzo ai fulmini. Una palla è andata. Doc lì è ancora appeso all'orologio. Come faccio a salvarti, Doc? Probabilmente devo mandare la pallina in una delle strade illuminate. Fosse facile. Ok, messa in moto la DeLorean. Niente, le sto beccando tutte tranne le strade illuminate. Vediamo, se riesco a mandarla. Riproviamo. Sì, fatto. Non ho capito se serve a qualcosa, ma mandiamo la palla dove vuole il padrone. Mannaggia. Non ce la farò mai. Sì, ce l'ho fatta. Salvato per un pelo. Di nuovo, altro milione. Madonna, quanti punti, ragazzi. Altra pallina. Ragazzi, qui i punti stanno fioccando veramente. Mi sto sentendo quasi un campione. No! Palla fuori. Finito? Ok, ragazzi. Madonna mia, ma quanto ho giocato? Segna 43-44 minuti, ragazzi. È stata la partita flipper più lunga della mia vita. Aspettate che metto la firma, che voglio vedere se sono entrato in qualche record. Congratulazioni, nuove ricompense, ok. Hai raggiunto un nuovo livello, continua così, ok. Sfondo profilo, sì, tutto molto bello, ma in classifica dove sono? Hai raggiunto il livello 13. Penso di aver sbloccato una marea di roba. Livello 14. Nuovo record, 318.391.058. E da 80 millesimo sono sceso a 8.299esimo. È un salto immenso, ragazzi. Comunque, bella, è stata una bella partita. Posso reputarmi soddisfatto. Sono sudato fracico, ma posso reputarmi soddisfatto. Se vi è piaciuta questo gameplay, se siete riusciti ad arrivare fino qui, vi ringrazio. Vi invito a lasciarmi un bel like, perché che cacchio, con un punteggio del genere me lo sono meritato. A iscrivervi al canale e a commentarmi, fatemi sapere cosa ne pensate. È stata una bella partita flipper. Io vi saluto, vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento alla prossima volta con i nuovi video che verranno sul canale. Ciao ragazzi, buon proseguimento.